Buonasera amici, buonasera e benvenuti in questa fantastica live dove andiamo a parlare di un argomento che mi avete richiesto in tantissimi. Questa sera parliamo di relazioni e cocaina, quindi come le relazioni vengono condizionate quando c'è l'utilizzo di cocaina e come la cocaina ha il potere di stravolgere completamente gli equilibri e di metterci a volte di farci trovare in situazioni che sono inaspettate, e sia durante l'utilizzo, il periodo di utilizzo, sia quando poi si smette, no? Quando poi si stacca la spina da quella maledetta dipendenza e ci si ricostruisce una vita. A volte, è un paradosso, ma è la sacrosanta verità. I problemi più grandi, emergono quando poi si smette di usare cocaina all'interno di una coppia. E stasera parliamo di questo, andiamo in profondità, andiamo giù a parlare di un argomento molto molto sentito, di un argomento molto molto importante che coinvolge il 100% delle persone che fanno uso di cocaina, il 100%. E quindi relazione cocaina è l'argomento top di questa settimana che approfondiremo anche nei prossimi giorni. Alla fine di questo video, alla fine di questa live, ti farò un annuncio molto molto importante, ti darò la possibilità di fare un passo che non hai mai fatto, e quindi rimani collegato fino alla fine perché c'è una sorpresa molto molto importante in serbo per te questa sera. Ma iniziamo subito, aspettiamo che si popola un po'. Vi faccio una premessa, e cioè che questa sera. Ciao Marco, bravo, grande che commenta Marco. Questa sera la live sarà una live interattiva, perché so che l'argomento è un argomento che vi interessa e quindi interagiamo. Fatemi sentire anche le vostre esperienze. Condividete con me quello che può essere la vostra realtà e se vi ritrovate in quello che io vi dico, che vi racconto. O se magari c'è qualcosa che ho tralasciato e che potete aggiungere, potete donare valore a questa live alle persone che ascoltano. E quindi magari con la vostra esperienza o con un vostro successo o anche un vostro fallimento, potete arricchire un'altra persona. E questo è bellissimo. E quindi interagiamo durante questa diretta, perché parliamo di qualcosa dalla quale non si può scappare, dalla quale non si può scappare, ovvero l'amore, le relazioni, l'amore e come la cocaina ha il potere, come allo stesso identico modo di uno tsunami, di sconvolgere completamente le sensazioni, le emozioni che si provano all'interno della coppia. E faccio una breve premessa prima di iniziare, che è dovuta, che riguarda ovviamente questo argomento. Ci tengo a dire che nessuno al mondo potrà mai darti un consiglio su quale scelta fare, su quale passo fare, perché ovviamente quella è una scelta tua. Se stai vivendo un periodo, diciamo, non sereno all'interno della coppia, se stai vivendo una situazione che sicuramente può migliorare, e sei lì per prendere una decisione, sei nel limbo, no? Continuo o non continuo in quella situazione lì. Di sicuro non è questa la live che ti darà una risposta, perché non sono io e non è nessun altro al mondo che può dirti cosa fare o cosa non fare della tua relazione. In questa live ti darò dei consigli, ti suggerirò nello specifico tre azioni da compiere, da fare per riportare serenità e per ritrovare un equilibrio. I passi che secondo me sono giusti da fare. Quindi, ascoltando questa live, un'altra premessa che ti faccio è ascoltala partendo da uno spazio personale, quindi ascoltala verso di te. Non ascoltare questa live cercando, individuando l'errore che commette magari la persona vicino a te. Ascolta questa live dal tuo spazio e quindi ascolta, accogli e ricevi quello che c'è per te in questa live, qualsiasi sia la tua situazione. E il terzo consiglio che ti voglio dare è appunto diciamo, tutto quello che ti dirò in questa live fa parte di esperienza vissuta sulla mia pelle ed esperienza vissuta da parte dei miei clienti, quindi esperienze che mi vengono raccontate. Quindi voglio un po' analizzare insieme a voi questa situazione, la situazione di tutti. Intanto, raga, vedo che ci connettiamo in tanti, grandi. Grandi Manu mi scrive: ciao Danilo, dal 3 settembre zero cocaina. Grazie anche a te che guardando un tuo post mi hai fatto aprire gli occhi. Manu, io ti ringrazio col cuore, fratello. Non puoi scrivere un commento più bello per me. È qualcosa che mi riempie il cuore. Grazie, grazie, grazie. Sono davvero fiero di aver contribuito
in questo piccolo post ad averti fatto accendere il click. Questo è il motivo per cui vi consiglio di continuare a guardare video, continuare, non mollare, continuate. Ogni video, ogni parola che ricevete può far scattare quel click che magari ti fa iniziare un nuovo capitolo della tua vita. Iniziamo ora dalle relazioni. Allora, innanzitutto facciamo una divisione, no? Facciamo una suddivisione. Possiamo vivere diversi tipi di relazioni, ovviamente, e succedono. Nella stragrande maggioranza dei casi possiamo dividere i rapporti dove c'è di mezzo la cocaina in tre tipi. C'è un tipo di relazione dove la cocaina fa da collante e quindi un tipo di relazione dove entrambi i partner usano cocaina, magari si conoscono tramite la cocaina oppure usavano già da prima o comunque sia magari una persona ha iniziato prima o una dopo, ma comunque sia c'è la cocaina in mezzo e quindi entrambi fanno uso. Questo tipo di relazione è una relazione che siete d'accordo con me, se mi permetto di dire, che è una relazione che si tiene unita grazie alla sostanza. Perché la cocaina ha anche questo potere, no? Il potere di fare da collante e quindi di unire. È quel comune denominatore che mette d'accordo tutti, no? Tutte le persone che vogliono fare uso, che fanno uso. Quindi ci sono quelle relazioni che si tengono in piedi che si tengono attaccate grazie a quella colla e che è un po', no, lo specchio di una debolezza che magari sta da entrambe le parti, oppure di un'insicurezza, di una mancanza, di un vuoto, mettilo come vuoi, ma c'è comunque questa grande passione, tra virgolette, che vi tiene uniti, no? Che tiene unita questa coppia. E in questi casi, sapete, non è facile, non è mai facile affrontare queste dinamiche perché conosco tante, tante, tante coppie, tanti amici dove c'era un utilizzo domestico all'interno della coppia. E non è facile, sai cosa? Non tanto andare d'accordo, vivere in amore, ma non è facile smettere. Perché il consiglio che io posso dare per esperienze vissute e per tante storie ascoltate è quello di intraprendere un percorso di recupero, di prendere una decisione, di prendere una scelta insieme, dove è possibile, ovviamente, insieme. Perché poi, quando da una parte non c'è più il bisogno di quel collante, di quella colla, succede che poi il rapporto si sgretola completamente. E sai, appena esci fuori, appena inizi a vibrare una nuova energia, appena inizi a guardare la vita in modo diverso e non vuoi più la cocaina, quando la cocaina continua a girare nella tua casa, nella persona a cui tieni di più, si crea un rapporto di l'amore diventa odio. Diventa odio perché va così. Quindi il mio consiglio è quello sicuramente di affrontare la situazione insieme. Come si usa insieme, si smette insieme. Questa è la cosa migliore. Ovviamente dove è possibile. E far diventare quella paura, quel vuoto, quella mancanza che accomuna le persone in questo tipo di relazione, farla diventare la forza, farla diventare il coraggio, farla diventare lo stimolo o magari la ricerca di una nuova passione, la ricerca di qualcosa dove canalizzi quelle energie che ti portano a fare uso di cocaina. Quindi in questo tipo di relazione diciamo che non è facile affrontare la situazione. Ma non è impossibile, è possibile, perché poi quando c'è la decisione da una parte o dall'altra, molto spesso, no, hai la responsabilità anche di trascinare l'altra persona e di donare un po' della tua energia, della nuova energia all'altra persona e quindi portare l'altra persona nella nuova vita. Poi ovviamente c'è un altro fatto che si ripete anche nei tipi di relazione che sto per dirti tra poco, ovvero che devi ricostruire un equilibrio, perché quando non c'è più quel collante, non c'è più un equilibrio. È come se le due persone vengono messe su una bilancia, ok? Quella bilancia si chiama cocaina. E quando tu togli la bilancia, brum, crolla tutto. E quindi va ricostruito un po' un equilibrio. Ricostruito nella quotidianità, nelle piccole cose, nel coltivare interessi insieme, nel fare percorsi di crescita personale insieme, nell'attivare uno sport insieme, altrimenti uno va da una parte o dall'altra e poi il rapporto non si recupera, ragazzi, non si recupera. Un altro tipo di relazione, che è una relazione che ha visto anche me protagonista, è una relazione in cui ci si avvicina, ok? E dove una persona fa uso di sostanze e l'altra persona no.
Se vi capita di vivere in questo tipo di relazione, scrivetemi un commento, ragazzi, lasciatemi un like e interagiamo perché è interessante sapere anche che cosa ne pensate. E quindi vivere in un tipo di relazione dove una persona fa uso, in genere l'uomo, nell'80% dei casi, l'uomo fa uso e la donna invece no, e la donna, tra virgolette, sopporta, no? E questo tipo di relazioni nella cocaina è molto molto frequente. La stragrande maggioranza delle persone, di voi che mi contattate, vivono questo tipo di relazione. E sono situazioni molto 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 difficili perché sono difficili sia durante, mentre vivi quella dipendenza, perché la dipendenza la vivi te, ma la fai vivere anche la persona vicino a te, perché la dipendenza è una malattia. Non dimentichiamoci che è una malattia. E come tale è contagiosa, no? E quindi tu che sei affetto da questa malattia, la fai vivere di riflesso anche all'altra persona. E molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, la donna, l'altra persona, potrebbe essere, è sicuramente una donna molto forte, è sicuramente una donna che ha degli attributi importanti e che ha anche un passato molto importante. Ho parlato con tante mogli in questi mesi e devo dire che ho la massima ammirazione per queste persone perché non è facile convivere, sopportare per tanti mesi aspettando magari la svolta, aspettando che le cose migliorino e nel frattempo sopportare tanto. Quindi a fianco in questo tipo di relazione c'è sempre una persona molto forte che spesso ha un po' di aiutare le persone, quell'istinto da Croce Rossina, quella voglia magari che viene da dei dolori non superati del passato e quindi molto spesso c'è magari qualche forma di dipendenza nel passato che ha fatto parte della vita di quella persona e quindi c'è questo rapporto dove la donna magari ha bisogno di un appoggio, no? Di un appoggio da parte dell'uomo e l'uomo allo stesso modo ha una dipendenza e quindi ha bisogno di un appoggio e quindi insieme si va avanti, insieme si costruisce una relazione e diventa una relazione importante, ok? E questo tipo di relazione poi è difficile da gestire perché c'è il senso di colpa da parte di chi fa uso e c'è anche la disperazione da parte di chi vuole aiutare e con la speranza che arriva il giorno in cui passa tutto, no? E torna tutta alla normalità. Però poi la verità, ragazzi, e so che la maggior parte di voi si ritrova in questo, la verità è che i problemi concreti arrivano quando poi la cocaina va via dalla coppia. Paradossalmente, anche lì la cocaina crea un equilibrio. È importante per creare quell'equilibrio perché è un equilibrio che appunto crea quella situazione di appoggio, ci aiutiamo a vicenda e andiamo avanti. Quando la cocaina va via e quando da una parte non c'è più bisogno di quell'appoggio e quindi quella persona si trasforma, perché quando non hai più la cocaina in corpo ti trasformi, diventi un'altra persona, si stravolge completamente l'equilibrio perché nella famiglia erano abituati a guardarti con altri occhi, con gli occhi di vedere una persona, un tossicodipendente. E quando rinasci e vibri una nuova energia e diventi una nuova persona, cambia tutto. E c'è quel momento in cui ci si trova completamente spaesati, no? Ed è difficile, ragazzi. Ed è difficile ritrovare un equilibrio in quei momenti. È molto difficile perché in alcuni casi, addirittura può essere, diciamo, c'è una speranza inconscia, c'è una speranza inconscia che anche per chi la vive non si rende conto, ma c'è una speranza inconscia che quella persona torni quello di prima. Tanti di voi mi confidano, no? Nelle discussioni domestiche, mi dicono, esce fuori quelle frasi in cui ti dice era meglio come eri prima, oppure beato te che sei felice, no? Queste dinamiche qua. Ed è normale, ragazzi, ed è normale perché dobbiamo capire che dall'altra parte c'era una persona che era abituata a guardarci, a vedere un'altra persona, un altro uomo.
E quindi quando ti trasformi, quando vivi una svolta totale, c'è un equilibrio da risistemare. E quindi non siamo qui a dire qual è la cosa giusta o sbagliata da fare, ma sicuramente prendi questo e fallo tuo. Nel senso, quello che voglio darti in questa live, il consiglio che voglio darti è fai i tuoi passi. Cioè, non pretendere che l'altra persona cambi. Non fare questo errore. Non pretendere che l'altra persona intraprenda un cambiamento oppure diventi qualcosa di diverso come hai fatto tu magari. Tu hai smesso, hai una nuova energia, stai meglio, ok, ma non pretendere che l'altra persona faccia lo stesso perché lei è sempre lei. E quindi quello che puoi fare è avvicinarti, è fare tu i tuoi passi, prima di tutto, da uno spazio di cuore, da uno spazio di amore. Poi ovviamente prenderai le tue decisioni. E ogni dinamica, ogni relazione è a sé. Ma queste situazioni sono davvero molto molto difficili e sono tanto sottovalutate, perché si pensa che il problema è quando c'è la dipendenza nella famiglia, no? Quando c'è l'uso di sostanze. Mentre la verità è che poi i problemi veri arrivano dopo, perché poi li affronti in modo lucido e cavolo, quei problemini che nascondevi con la cocaina diventano problemoni, o anzi diventano problemi veri, niente di più e niente di meno. E il terzo caso, la terza relazione, il terzo tipo di relazione è la relazione in cui, e anche qui è molto frequente, in cui lui usa, o lei, ma 95-99% è lui che usa di nascosto e lei non lo sa. Ecco, in questo tipo di relazioni la dinamica è la più difficile di tutti. È la più difficile, ragazzi, perché c'è la menzogna, c'è la doppia vita, c'è il doppio gioco, c'è quella cosa che ti logora di mostrare di essere una persona che non sei. E quindi vivere continuamente con mille attenzioni di cambiare maschera in base a situazioni. Queste dinamiche sono le più difficili in assoluto da gestire. Perché non c'è la verità. E le bugie hanno le gambe corte, si dice, no? Ed è la verità. E anche in questo caso, però, anche in questo caso, entrambi i partner, diciamo che quando una relazione è duratura e quindi i due partner comunque si trovano e stanno insieme e decidono di andare avanti per diverso tempo. C'è sempre il bisogno da entrambe le parti di stare vicini, di stare insieme. E quindi una persona che fa uso, un tossico, ok, chiamiamoci tossici perché va bene, non è una brutta parola, ok? Una persona che fa uso si può anche chiamare così, non è brutto. Una persona che fa uso, sia che lo fa a volto scoperto, sia che lo fa di nascosto, vibra comunque quell'energia, ha comunque un certo tipo di carattere e di atteggiamento, ok, sei d'accordo con me? E quindi vicino ha sempre, e ritorniamo all'esempio che ho fatto prima, ha sempre una persona, una donna che comunque ha bisogno di un appoggio, ha bisogno di colmare un vuoto, oppure ha delle insicurezze, ha delle paure, oppure ha quell'istinto da croce rossina, oppure ha quell'istinto di aiutare le persone in modo diciamo che quindi c'è sempre quella dinamica lì, dove insieme da una parte c'è il bisogno di un bastone, io lo chiamo la stampella, da una parte il bisogno della stampella per appoggiarsi sulla donna e la donna ha bisogno della stampella per appoggiarsi sull'uomo. E non è mai un rapporto sano, puro, vero, dove entrambi stanno bene da soli e insieme diventano energia, ma è un appoggiarsi l'uno con l'altro. Anche se lo nascondi, comunque sia se fai uso di cocaina sei quel tipo di energia. E anche in questo caso, quando poi l'uomo decide di smettere, quindi inizia una nuova vita, inizia a vibrare una nuova energia e quindi butti via quella stampella, nel senso non la donna, cioè butti via il bastone dove ti appoggi, non hai più bisogno di appoggiarti, che cosa succede? Succede che cambi, cavolo. E all'interno della famiglia quella donna forte, coraggiosa che ti sta vicino, ti ha aiutato, ti guarda con occhi impauriti. E dice, cavolo, cosa sta succedendo? Lei non sa che tu fai uso di cocaina o che hai fatto uso di cocaina. Per questo è la situazione più difficile, perché vede una persona completamente cambiata e non ha gli strumenti e la capacità di affrontare una cosa del genere, perché da un giorno all'altro ti vede cambiato. E qui conta molto il tuo comportamento, conta molto cosa
tu decidi di fare, perché devi assolutamente comprendere l'altra persona. Il consiglio madre che io ti voglio dare è quello sempre di dire la verità, ovvero di scoprire le carte, sempre, perché la verità rende liberi e quindi quando ci sono segreti, quando ci sono cose non dette, scheletri nell'armadio, c'è sempre qualcosa che non va. C'è sempre quella nuvola, quella nube nera, io la chiamo, che comunque è un peso che tu ti porti avanti. E scoprire le carte vuol dire dire la verità, da uno spazio d'amore, da uno spazio di amore. Puoi farlo sia mentre fai uso di sostanze, per chiedere aiuto semplicemente, ho bisogno di aiuto, ho fatto una cazzata, che a volte fa più spavento. Fa più spavento il pensiero di farlo che l'atto stesso. Perché chiedere aiuto non fa paura. Chiedere aiuto ti rincuora, ti riempie il cuore, ti riempie di soddisfazione, di gratitudine, dici cavolo, c'è qualcuno che mi vuole bene, che sta qui ad aiutarmi. E quindi chiedere aiuto non è brutto. E spaventa molto di più pensarlo. E per questo, se stai ancora nascondendo la tua dipendenza, l'uso che fai di cocaina, alla tua partner, alla tua compagna, cogli magari l'occasione per aprirti, per confidarti e per chiederle aiuto. Oppure se stai attraversando una fase post dipendenza, allo stesso modo, apriti, apriti, non continuare a nascondere, apriti e la verità rende liberi, da uno spazio di cuore, non da uno spazio di ego. Preparati ad accogliere la sua rabbia, i suoi insulti, le sue imprecazioni, preparati a questo. Ma baci da uno spazio di cuore, perché devi usare tutta la comprensione che hai in quel momento. E una volta che ti liberi di questa verità, ecco che anche in un rapporto dove magari prima c'era la cocaina, ma lei non lo sapeva e quindi c'era un equilibrio strano, sicuramente si possono poggiare le basi per creare un futuro migliore. Finché non c'è questo, è sempre una rincorsa, una ricerca al cambiamento. Io cambio per te, tu cambi per me, ragazzi, quando c'è un cambiarsi a vicenda per rimettersi a sesto, non, le cose non vanno, le cose non vanno. E allora quello che puoi fare è parlare con il cuore, ho sbagliato, alzo la mano, ho sbagliato, non sono più la persona di prima, o se lo sono sto facendo di tutto per cambiare, voglio fare un percorso, voglio farmi aiutare, voglio tirarmi sulle maniche e costruirmi una nuova vita. Questo puoi fare, i tuoi passi. E quindi accogli queste parole e falle tue, mettile nel tuo cuore, falle tue e donale, elaborale e donale alla persona che è vicino. Poi ragazzi, ovviamente ogni situazione a sé, come ripeto da più volte, e poi in ogni coppia ha il suo destino. Vedo che intanto scrivete in tanti, raga, e vi ringrazio. E vi ringrazio, grazie mille, grazie, grazie, grazie. E quindi raga, ecco, questi tre tipi di relazioni e voglio darvi anche tre consigli. Voglio dare tre consigli che sono i tre consigli che metto in atto io in tutte le cose, soprattutto in questa. Il numero uno, in assoluto, è di non prendere nessun tipo di decisione finché c'è di mezzo la cocaina. E quindi se in qualche modo, qualsiasi modo, ti rendi conto ciao Cristian, grazie, ciao amico, ti rendi conto in qualche modo di vivere uno stato alterato in modo continuativo e vivi anche una difficoltà all'interno della tua relazione, non prendere decisioni, è la cosa più sbagliata che puoi fare. Aspetta che passi lo tsunami. Tu stai vivendo all'interno di uno tsunami, questo tsunami che entra nella tua mente e sconvolge tutte le emozioni. Un momento ami la tua famiglia, un momento la odi, un momento vuoi stare con tuo figlio, un momento non vuoi vederlo tra i piedi, un momento vuoi stare abbracciato con la tua compagna, un momento vuoi uscire di casa, andare a divertirti con gli amici e qualsiasi cosa lei ti dica ti dà fastidio. È un continuo tsunami di emozioni. E quindi qualsiasi decisione tu prenda all'interno di uno tsunami, che tipo di decisione vuoi che sia? Che decisione può essere una decisione presa durante uno tsunami? È una decisione presa in un momento di caos, no? Di frenesia, di non lucidità. E allora, qualsiasi sia la tua situazione, ricordati questa cosa. La prima azione, la prima regola
che voglio che tu ti porti a casa questa sera è questa: non prendere decisioni affrettate mentre sei nello tsunami. Fai passare la tempesta, quando le acque si sono calmate, decidi in modo lucido cosa è meglio per te, prima di tutto, sempre per te e per la tua famiglia. Quindi cos'è che tu puoi fare per migliorare questa situazione? Quali sono i passi che tu decidi di fare senza aspettarti nulla in cambio? E che cosa vuoi per la tua famiglia? Vuoi continuare? Vuoi migliorare? Vuoi crearti una nuova vita? Quindi prendi le tue decisioni, ma da uno spazio di lucidità. La seconda azione invece è proprio quella di non pretendere. Quando viviamo un cambiamento come questo, e quindi le dinamiche si capovolgono completamente, no? Passiamo da dipendenza a nuova energia, voglia di fare, amore verso se stessi, quindi quell'appoggio, stampelle non servono più, cioè si ribalta tutto e quindi si ricerca sempre un nuovo equilibrio e dici ok, no, tu stai sbagliando, tu devi fare questo, voglio che sei così, non va bene perché no, sei tu che sbagli, non io. Io ero, prima ero peggio, ora sono meglio, ora sono il migliore del mondo, quindi figurati se. E succede, no? È tutto un puntarsi il dito, ego contro ego. No, raga, non va così. Non va così. Metti da parte l'ego, metti da parte l'ego e non pretendere nulla dall'altra persona. Non chiedere un cambiamento, non avere un'aspettativa. Accogli quella persona così com'è. Sei tu che, se tu decidi di cambiare, non puoi cambiare chi non vuole essere cambiato. Questa è la regola madre del coaching, della crescita personale, della vita. Non puoi cambiare chi non vuole essere cambiato. E quindi tu sei cambiato, tu stai cambiando. Bene, ringrazia te stesso, ringrazia Dio per questa possibilità e fai i tuoi passi senza pretendere nulla. Senza pretendere nulla, mai, senza aspettativa. In questo modo doni amore all'altra persona. In questo modo riaccendi l'amore nell'altra persona. Non puntando il dito. Se punti il dito e pretendi un cambiamento o pretendi che vicino a te, di avere vicino a te una persona migliore, vuol dire che già ti senti su un altro livello e non c'è amore quando i livelli sono diversi. E quindi tutti siamo uguali e tutti siamo migliori, non c'è migliore o peggiore, tutti siamo migliori. E il terzo ed ultimo invece, la terza ed ultima azione, poi abbiamo concluso e vi sto per fare l'annuncio che vi avevo detto, la terza ed ultima azione è quella di mettere da parte l'ego, mettere da parte l'ego e ascoltare il proprio cuore, quindi ascoltare il proprio cuore e donare in modo incondizionato, senza aspettarsi nulla in cambio. Ma in questo momento, ragazzi, io voglio annunciarvi qualcosa di assolutamente innovativo, una nuova possibilità per ognuno di voi. In tanti mi avete chiesto un luogo magari più sicuro dove si può commentare liberamente, dove si possono ascoltare magari messaggi più diretti e dove c'è un aiuto concreto, quindi un percorso, un programma magari gratuito dove c'è la possibilità di spezzare quella catena, spezzare quella routine, interrompere un ritmo che ti porta ogni giorno o ogni tot giorni a fare uso di cocaina. E quindi un posto con una motivazione, con nuovi stimoli, con me che ti do audio, video e contenuti di valore ogni singolo giorno in modo 100% gratuito. Questo posto si chiama il nuovo canale Telegram di Danilo, il mio nuovo canale Telegram, che puoi trovare nel link in bio del profilo Instagram e in questo momento anche nei commenti Facebook, ragazzi. Quindi ora ve lo metto subito, se riesco a scendere nei commenti, eccolo qua. Nei commenti Facebook, raga, vi ho messo eccolo. Perfetto. Vi ho messo il link del canale Telegram, il nuovo canale Telegram di Danilo Cuccagna, il mio nuovo canale Telegram. Dove basta cliccare, unisciti e all'interno troverai contenuti di valore, motivazionali, stimoli e quello che ti serve dai primi minuti del mattino per boom, far scattare quel click e iniziare a dire no alla cocaina. Completamente gratuito, ragazzi, cliccate e unitevi a questa fantastica community che si sta creando. Grande Christian mi aggiunge su Telegram, trovi il link in bio.
nel profilo Instagram. Unitevi ragazzi perché nei prossimi giorni usciranno anche begli annunci. Uscirà un programma di 5 giorni, vi spoilerò qualcosa, un programma di 5 giorni completamente gratuito dove vi seguirò uno ad uno e vi porterò a raggiungere il risultato che desiderate, ovvero mettere un punto a capo definitivo alla storia con la cocaina. E quindi ragazzi, unitevi al canale Telegram, cliccate nel link, io vi abbraccio con il cuore, davvero, vi abbraccio uno ad uno, grazie per essere qui con me ogni sera, vi voglio bene e ci vediamo nel canale Telegram domani mattina, primo audio motivazionale. Vi aspetto, a domani.